Ciao, sono Matteo Cressoni, sono un pilota professionista e oggi qui alla Tomasi Auto proviamo questa Mercedes classe C 220 Cabrio. È una macchina diesel, una macchina sportiva, trazione posteriore a 194 cavalli. Adesso facciamo un giro giusto per capire anche un po' le prestazioni di questa auto. Innanzitutto gli interni c'è poco da dire, nel senso che qualità Mercedes, interni molto sportivi, anche questo volante a tre razze, e direi che è una macchina perfetta per un giovane, chiaramente. E fuori è molto aggressiva, anche questo colore, insomma, nero, una macchina molto sportiva. E adesso facciamo questa prova, sentiamo anche un po' il motore, accelerando, ha una bella risposta, chiaramente essendo diesel ha un numero di giri insomma basso regime, ma una bella coppia, questo niente da dire. Per quanto riguarda gli interni, tanta strumentazione soprattutto qui sul volante, molti tasti, ad oggi un po' la tendenza, chiaramente bisogna un po' impararli, e quindi cerchiamo di guidarla ad adesso senza toccare troppe cose. Adesso magari andiamo a provare anche un pochino la tenuta di strada, che sulla risposta del motore abbiamo sentito che è molto molto brillante. Vediamo anche appunto facendo queste curve, ha un'ottima precisione lo sterzo, nonostante rimanga molto morbido, ma comunque ha una scatola di guida molto progressiva. E vorrei anche provare un attimo nei cambi di direzione, giusto per capire la rapidità della vettura, anche se sembra che risponda molto bene. Adesso faremo magari una 90 gradi a sinistra. Sì, in effetti la macchina è molto molto precisa, è proprio una macchina sportiva, e col freno sì, molto aggressiva. Sentite una frenata, la macchina si ferma subito. Il cambio ha un'ottima fluidità, chiaramente siamo su un livello molto molto elevato, quindi anche questa vettura, diciamo, abbastanza top di gamma, permette una cambiata in un uso, diciamo così, da paese, da città, molto fluido, cambia a bassi giri, e quindi sicuramente saranno anche dei consumi molto ridotti. Ma se andiamo ad azionare il gas in modo aggressivo, si sente che è una cambiata più sportiva. Poi chiaramente avrà i vari settaggi, però il cambio verrà veramente molto bello. E per quanto riguarda rapporto qualità-prezzo, direi ottima. È una macchina che si aggira sui 47.500 euro. Inoltre alla Tomasi Auto potete anche trovare una soluzione per un acquisto rateale. Direi che è un ottimo prodotto per un giovane che vuole divertirsi, che sicuramente d'estate si può aprire e quindi si può andare al lago, al mare, oppure fare delle belle guidate per strada e divertirsi con gli amici.